Ciao. Cominciano? Sì, sì, no, perché là è regista. L'ordinanza distruttoria, che è praticamente quella che è stata pubblicata agli albi pretori, all'albo pretorio del comune in questo caso e all'albo online della provincia di Belluno, è stata inviata anche a una serie di enti, e ve li leggo. È stata inviata al comune di Voltago Gordino, sono state inviate le ditte proponenti, è stata inviata alla direzione di difesa del suolo della regione Veneto, che non c'è. Poi è stata inviata alla direzione urbanistica sempre della regione, che non c'è. Direzione pianificazioni territoriale strategica, neanche questo. Sta dando un progetto di energia anche, mi pare. Unità di progetto energia anche, sì. Ah sì, l'ho saltato, scusate. Unità di progetto energia che non c'è. Ok, poi c'è unità di progetto coordinamento commissioni, VAS, Vinca e NUV. Anche questo della regione Veneto non c'è. Beh, vi premetto che della regione non c'è nessuno. Quindi quelli che vi ho elencato sono qui, insomma. Il servizio forestale regionale di Belluno oggi non c'è. Ma ce ne avete già raccontati abbastanza. No, non vogliamo le centrali elettriche. Adesso ci sarà una breve presentazione di progetti da parte dei tre progettisti. È stata fatta. Non ci interessano. Però io lo devo fare perché l'istruttore è questa. Ma per vedere la gravità, c'è paura di più. Verrà fatta una presentazione di progetti presentati dalle ditte concorrenti, alla quale seguirà una visita di sopralluogo fisica e quindi ci recheremo sul luogo esatto della visita. Io oggi stesso presenterò un'interrogazione al Presidente Zaia per sapere come mai tutti i tecnici della regione sono assenti e avrebbero dovuto essere fatti. Domanda, ma perché non è stato fatto prima, visto che è il terzo o quarto incontro che si fa? Come mai viene fuori oggi? Non è il terzo o quarto incontro, è peggio di più perché ne abbiamo fatto. Non abbiamo mai visto una presentazione. Chi oggi viene fuori il problema? L'interrogazione del consigliere non sanno ovviamente l'assenza squallida, specialmente della sovrintendenza. Io sono qua oggi e apprendo oggi che la regione non è presente, non mi è mai stato segnalato. È stato sempre scritto. Non mi è mai stato segnalato prima che la regione non era presente. È stato scritto tutte le volte. Vabbè, io non riesco mica a leggere tutto, non mi è mai stato segnalato. Vorrei chiedere ai tre progettisti che ovviamente nei loro progetti devono avere definito il minimo del flusso vitale da rilasciare, se possono esibire la serie storica delle portate in base alla quale hanno definito alla fine il deflusso minimo vitale. Vorrei avere la serie storica, immagino che avranno una serie storica di una decina d'anni, di portate sulle quali poi avete definito il deflusso minimo vitale. Lei chi rappresenta, scusi? Zoletti Ingegneria. Per la determinazione del minimo vitale. Della crema, non ha neanche idea quanto. Per la determinazione del minimo di flusso vitale esiste una normativa ben specifica, che sono le norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Piave redatte dall'autorità di bacino, la quale ha suddiviso il territorio, nello specifico del Piave, in tutta una serie di sottobacini. L'ho fatto fare io. Allora non capisco più la domanda, sinceramente, visto che la normativa prevede attraverso una formula, chiamiamola algoritmo, chiamiamola moltiplicazione, chiamiamola come volete, la determinazione di un valore della portata da rilasciare come minimo di flusso vitale, suddiviso in due periodi dell'anno. Questo è quello che si applica per la determinazione del minimo di flusso vitale. Dove non sapete neanche che portate ci sono. Bene, allora, ha chiesto la serie storica per il calcolo del minimo del flusso vitale. Questa era la domanda. A questa domanda io rispondo dicendo che non esiste una serie storica e non sono tenuto ad averla perché la normativa non mi impone di averla. Il problema è, come sempre, o come se vogliamo, è della normativa, si può cambiare, si deve cambiare, sono loro per farlo, quindi non... Ve lo spiego io il flusso minimo vitale dei signori Zolè. I signori Zolè, che sono molto attivi nel settore, anche se lo studio ha avuto delle strane traversie negli anni 90, il flusso minimo vitale sono 3.604.000 rotti, no?
che hanno messo in tasca dopo neanche un mese che avevano avuto l'autorizzazione unica regionale, cioè l'autorizzazione per fare la centrale, non per fare e per costruirla. Loro non l'hanno costruita, il pezzo di carta, cioè il decreto della giunta regionale rilasciato il 29 dicembre, l'hanno venduto il 26 di gennaio, no, neanche un mese dopo, a 3.604.000. Questo è il flusso minimo vitale per la zona. I livelli minimi sono quelli dichiarati utilizzando la normativa, anzi noi abbiamo anche aumentato il DMU che era previsto dalla normativa, abbiamo aumentato a 90 al secondo. Allora, da questa valutazione che io ho fatto, perché il tratto sopra, essendo largo molto più stretto rispetto a quello a valle dopo il ponte, in più dal punto di vista geologico ha una conformazione tale per cui il torrente non disperde acqua in alveo. Quant'è la produzione di tratto derivato se cumula il suo impianto con gli altri due a valle esistenti? Ha fatto il conto? In proporzione, scusi, cioè, se lei prende quanto è lungo il Sarzana, sì, poi toglie la sua condotta, poi toglie la condotta del BIM e poi toglie la condotta dell'Enel che sono in consecutive, volevo capire se avevate fatto il conto di quanta lunghezza di Sarzana resta esente da derivazioni. Beh, il tratto esente è quello tutto a monte. Vabbè, fino dalla sorgente io non ho fatto il conto perché non ho provato i chilometri, io ho guardato, ho fatto una valutazione sul mio processo, non ho fatto la valutazione sugli altri processi. Cioè lei non tiene conto che sotto ci sono altre due derivazioni? Certo. Quindi effettivamente è la mia posizione.